Buongiorno intanto a Maria Rachele Ruiu, Pro Vita e Famiglia, bentornata all'area che tira. Si è aggiunto con di una per decisione di una sentenza dell'altra corte di Londra, verranno staccate le macchine che tengono in vita la piccola Indy Gregory, una bambina di 8 mesi affetta da una malattia incurabile, e medici e giudici inglesi così hanno deciso. Come vi dicevo, il governo italiano ha deciso lunedì di conferirle la cittadinanza italiana, ma ripercorre oggi alle 15. Che cosa accadrà? Ma guardi, io non lo so come avviene la procedura di sospensione delle cure in Inghilterra. Cioè, come funziona la... Ma guardi, in genere viene staccato progressivamente l'assistenza respiratoria e vengono dati dei farmaci che in qualche modo diminuiscono la coscienza fondamentalmente. Come? No, non è così. Di fatto sospenderanno le cure di supporto. Muore di asfissia, si può dire? Ma tutti quanti muoiono d'asfissia, senatrice, tutti quanti moriamo d'asfissia, tutti. Guardi, stiamo parlando di uno Stato autoritario, guardi che l'Inghilterra è la patria della libertà. Noi dall'Inghilterra dobbiamo imparare tantissime cose sulla libertà individuale. Sorgi e l'intervista. Perché noi abbiamo visto come si muore in Inghilterra quando staccano le macchine, perché abbiamo visto Alfie Evans soffrire 4 giorni di fame d'aria e di fame di cibo. Quello non è un modo di morire, c'ho ancora negli occhi il video di quel ragazzino che 4 giorni ci ha impiegato a morire. Ora l'Inghilterra sarà tantissimo civile in tante cose, ma in questo assolutamente no. Però voglio sottolineare una cosa, che non si tratta di una questione che vede da una parte la medicina e la scienza e dall'altra parte la pietà della famiglia, perché c'è da una parte un ospedale inglese, ma dall'altra abbiamo un'eccellenza mondiale di pediatria italiana, che è il Bambin Gesù, che ha fatto le sue valutazioni con la cartella clinica e ha detto sì, portate Indy Gregory perché Indy Gregory si può migliorare la sua vita. Ci sono tantissimi bambini che vengono curati, il Bambin Gesù che è un'eccellenza, e che vivono questa, che sono affetti da questa malattia mitocondriale. Per esempio mi viene in mente una bambina che noi conosciamo, perché su Instagram la mamma ha 100.000 follower, parla di questa bambina Elena, e la mamma, il diario di una mamma rara, che racconta come è vero che questa bambina a volte ha bisogno del respiratore, è vero che ha bisogno della PEG, è vero che ha bisogno dell'endovena, però è una bambina che va a scuola, che dà tanta bellezza, dà tanto amore. Allora il problema non è scientifico, perché se c'è il Bambin Gesù, io sfido di dire che il Bambin Gesù non abbia prima valutato e bilanciato se quell'accanimento terapeutico o è cure. Allora su questo a me veramente mi viene da piangere, perché il problema non è neanche solo la famiglia che lo chiede, è il Bambin Gesù che sta dicendo quella bambina può essere curata. Cioè, perché lei sta, in Inghilterra ci sta parlando di una sorta di scontro tra scienziati. Scusi Ruiu, sentiamo Ruiu, poi gliela faccio commentare, sentiamo le parole del padre. Io e Claire siamo rimasti assolutamente devastati, col cuore spezzato per la decisione presa oggi dal giudice. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale cerca di impedirci di andare in Italia. Ci hanno anche impedito di portare Indy a casa per un trattamento di fine vita. E non capiamo perché. È così umano. Siamo stati minacciati con l'estubazione già oggi, anche se l'ordine diceva che sarebbe stata praticata giovedì alle 14. E questo ci provoca molto stress e siamo spaventati per la vita di Indy. Abbiamo fatto un appello urgente. I nostri avvocati stanno lavorando molto duramente, hanno presentato un appello immediato, perché faremo ricorso. Vorrei intanto ringraziare il console italiano a Manchester, voglio ringraziare il governo italiano e la sua presidente, voglio ringraziare gli italiani. Sono stati davvero incredibili, come angeli custodi di Indy. Ci sentiamo fortunati di avere la vostra passione e il vostro coraggio alle spalle, mentre cerchiamo di salvare la vita di Indy. Pensiamo semplicemente sia nel migliore interesse di Indy venire in Italia per ricevere le cure che potrebbero permettere di respirare aprendo la valvola con uno stent. E poi potremo concentrarci sulla malattia mitocondriale, che potrebbe essere curata. C'è un bambino che ha la sua stessa malattia, è in America, adesso ha 4 anni. Sappiamo che Indy è una combattente, vuole vivere, non merita di morire. Ma fare una riflessione anche ulteriore rispetto a questo. Se fossi padre farei la stessa cosa, ecco. Sia ben chiaro. Non è...
materiale della genetica, quindi non è che stiamo facendo la gara tra chi è più bravo e chi non è nemmeno bravo. Quello che sto dicendo è che il Bambin Gesù sarà sicuramente un ospedale di eccellenza, ma gli ospedali inglesi e le conoscenze tecniche inglesi di genetica le posso assicurare che non hanno uguali al mondo. È una domanda retorica la sua. Maria Rachele Ruio, prego, certo. No, perché noi evidentemente il sistema sanitario inglese è un sistema utilitaristico, per cui possono dare, decidono di spendere soldi per curare bambini o adulti se questi bambini adulti sono funzionali, altro che abilismo di cui si parla tanto. È certo che il Bambin Gesù, che a differenza nostra ha letto le cartelle cliniche e ha visto le carte di questa bambina, con ragionevolezza ha valutato che ci si può prendere cura di questa bambina e che senza superare il limite dell'accanimento terapeutico, perché io non posso pensare che il Bambin Gesù si sia, l'equipe del Bambin Gesù abbia deciso di far venire la bambina a Roma per potersi accanire sopra questa bambina. Questo è certamente non è vero. Allora ripeto, il problema è il sistema sanitario inglese non riesce a prendersi cura di questa bambina, facciamo, permettiamo che se lo prende cura il Bambin Gesù, magari Indy crescerà e come Tafida, che a Genova doveva morire dopo 2 giorni, dopo tanti anni ancora lì, anzi è migliorata la sua situazione, come Elena, che è la figlia di questa mamma di Diario della Mamma Rara, e va a scuola, canta e fa uso di sostenuta da supporti meccanici, può. Sicuramente quello che noi non vogliamo che faccia la fine di Alfie Evans, che l'ospedale gli ha staccato il respiratore, ha detto che sarebbe morto in pochi minuti e ci ha messo 4 giorni di agonia, di fame d'aria e fame di cibo. Io penso, come si può pensare che questa è una morte civile in uno stato civile? Grazie, Maria Rachele Ruio.